lei che messaggio lancerebbe ai politici in vista di queste elezioni? Di fare le cose in maniera più coscienziosa, mettersi una mano nella coscienza di non prendere in giro la gente. Cioè non... Che i politici facciano il loro dovere e che vincano i migliori. E migliori cosa si intende per migliori? Quelli che sono bravi in politica, che non sono ladri. Che non sono ladri. Che sono onesti. Lei che messaggio lancerebbe ai politici in vista di queste elezioni regionali? Darsi da fare e realizzare finalmente veramente qualcosa di concreto. Che messaggio lancereste ai politici in vista di queste elezioni? Nessun messaggio? Sì. Lei che messaggio lancerebbe ai politici in vista del voto? Un pochettino di fare magari una bella cosa. Qui noi abbiamo la Madonna, la cattedrale, la cosa della Madonna, no? Qui a Trapani. Qui a Trapani, esatto. Di fare ogni tanto qualche viaggio alla Madonna. È un pochettino pentirsi praticamente per tutto quello che hanno fatto e come hanno ridotto questa società e questo paese. Quali proposte si possono lanciare a questo punto? A loro di andarsene e mettere quelli nuovi. Se ne devono andare questi. Devono sostituire con quelli nuovi. I vecchi non c'è nulla da fare, sono quelli che ci hanno portato qui, sia a livello regionale che a livello nazionale. Per cui non è che c'è cosa. Bene o male se ne devono andare. Per quanto riguarda le elezioni di domenica, io invito i politici ad avere un occhio particolare nei confronti dei giovani e delle piccole imprese che agiscono nel settore, in particolare per quanto riguarda il mio territorio, mi riferisco alla situazione dell'aeroporto di Trapani, che non è stato discussione di questa campagna elettorale, ma a marzo chiudiamo si interrompe l'intesa con Ryanair. Speravo che almeno qualche candidato dicesse valere il futuro del nostro aeroporto, quindi del nostro settore turistico a Trapani, ma nessuno si è impegnato, quindi resto molto dubbioso sulla mia X di domenica. Guardi, direi soprattutto di pensare un po' alle persone, ai cittadini che stanno qui, solo questo direi. Perché loro pensano solo per loro e basta. Lei invece che messa? Che messaggio lancereste ai politici in vista del voto? Sicuramente quello di cercare di fare qualcosa finalmente per i cittadini, quello di non pensare sempre ai propri interessi. Perché magari non si pensi più al. Cioè si pensi un po' di più al Mezzogiorno e non più al Nord Italia. È quello di cambiare il modo di fare politica, il modo di comunicare con la gente, cambiare, perché sicuramente si parla spesso di cambiamento, soprattutto i giovani, cioè, il cambiamento non lo vado, non si vada. Meglio che il cambio rigenerazionale ci sia, non tanto perché quelli che ci sono hanno rubato o meno, quanto perché i nuovi portano delle idee nuove. Lei che messaggio lancerebbe ai politici? Non ricandidarsi più tutti quelli che si stanno candidando perché sono tutti vecchi. Quindi un ricambio generazionale e sì, anche... anche mentale, perché questa città è morta ormai. E lei che messaggio lancia ai politici? Al di là del nome e cognome di chi sarà eletto? Al di là del nome e cognome, che si possa avere una politica onesta e per il bene del cittadino, che è la cosa più importante. In un momento di grande crisi europeo, forse mondiale, tutti bisogna lavorare per il bene comune, secondo questo. Più fatti e meno manifesti come stanno facendo per ora. Devo dire, alla fine chi sale, la situazione è sempre la stessa, di certo non cambia. Quindi lei... Che sia di destra, sia di sinistra, sia anche antipolitico ormai. Quindi... Secondo me anche se sale non cambia nulla. Capito. Ah, speriamo che un giorno avremo un presidente che è riuscito con questo e che riuscirà a sanare il buco di bilancio che abbiamo enorme, magari che insomma non conti
continuino a sprecare i fondi europei così. Insomma, qui a Palermo e comunque in tutta la regione Sicilia, oltre che in tutta la nazione, la crisi sta toccando livelli insostenibili, sì, se già non li ha toccati. Li ha già toccati. Bisogna dire che molti esercizi commerciali hanno chiuso, stretti dalla crisi un pochino pressante. Insomma, cioè, negozi storici a Palermo hanno completamente chiuso qualsiasi punto di vendita. Comunque si sente parecchio la crisi. Lei cosa si aspetta dalla politica? Si avvicina il momento delle elezioni. Guardi, io non mi aspetto niente perché sono uno più fasullo dell'altro. Da Roma a Palermo, da Palermo alla più piccola città o paesino, perché chi purtroppo deve badare per il bene comune bada semplicemente per il bene proprio. La storia insegna e non c'è niente più da dire o da fare. Non merita nessuno niente, perché non c'è nessuno che fa qualcosa per i giovani, per la scuola, per la sanità, per il lavoro, per l'occupazione, è uno schifo. Purtroppo gli italiani siamo un popolo molto, molto particolare, riusciamo solo a subire e non riusciamo mai a reagire. Cosa si aspetta dalla politica, signora? Qualcosa di buono per lavoro, posti per lavoro, così. Mi aspetto pochissimo. Si aspetta pochissimo, ma in una situazione come questa bisogna prendere delle decisioni. Ah, questo è senza dubbio vero, d'altronde anch'io andrò a votare. Sì, quindi a questo punto anche a livello locale, secondo lei, cambierà qualcosa? Perché si vota per le regionali. Poco. Cambierà poco. Sì, sono sfiduciato. Ora, io ancora ci voglio credere. Lei ancora ci vuole credere, sì. Quindi è ottimista in questo, sì, senso. Ancora ci voglio credere. Oh, io mi aspetto che non voto, grazie. Signora, scusi, un'intervista. Si vota per le regionali, che messaggio lanciare alla politica? Signora, io sono toscana, guardi. Cosa vi aspettate dalla politica? Si avvicina l'appuntamento con il voto. Lei cosa si aspetta? A Botano c'è magliere da molto. Perché? Perché arrobano tutto. Non ne aspettavo niente. Perché? Perché sono tutte le stesse. A Castellammare del Golfo la crisi è parecchio sentita, crisi economica, crisi sociale. Strade deserte durante il periodo invernale qui a Castellammare, ma perché? Una località con delle caratteristiche che la mettono in una posizione privilegiata sul piano della ricettività turistica, però in inverno non viene più nessuno, perché? Si fa troppo poco, sicuramente Castellammare, come ben dicevi, ha una posizione privilegiatissima, si vedono ancora oggi gruppetti piccoli di turisti che vengono dal nord Europa in cerca del bel tempo, del caldo e tutto quello che noi possiamo fare. Questo è verissimo, però si potrebbe anche potenziare, sì. Nella, non soltanto nella bella stagione, ma anche nei mesi più freddi. L'imprenditoria allo stato attuale ha sicuramente bisogno di una spinta, di un aiuto da parte dell'amministrazione locale, regionale, per far sì che il turista venga attratto dalla Sicilia e non da, sicuramente da altri posti che dal punto di vista economico sono molto più vantaggiosi. Il vantaggio economico deriva dal fatto che noi allo stato attuale siamo sovraccaricati di imposte e tasse e non riusciamo a garantire un prezzo più conveniente per il turista che potrebbe venire a trovarci, invece non lo fa. Cosa si aspetta dai politici che saranno eletti? Quello che saranno, speriamo che salerà, diciamo, un giovane, diciamo, uno, diciamo, che non sia, diciamo, sempre della stessa candidatura, della stessa messa in candidatura, che con la speranza che con le nuove che salvano, che possono cambiare tutto, diciamo, sia le leggi, sia per il benessere, diciamo, del paese, sia per il benessere, diciamo, di tutta la cittadinanza, anche, diciamo, nel mondo nazionale, diciamo,
E per questo noi ci aspettiamo, diciamo, sì, è vero che diciamo, c'è questo benedetto euro, cosa che sale, scende, noi ci ritroviamo malissimo con l'euro. Non lo so, se cambieranno le leggi, secondo me noi ce la faremo, diciamo, sicuramente. E devono cambiare pure tutte queste benedette deputate, perché sempre le stesse persone non è possibile andare. Andiamo a votare per tutte, per tutte, per tutte. Per tutte? Tutte galandone sono, tutte. Veramente da... Tutte galandone, se ne possono spolpare vive ne spolpare. Andate là, già tutte. Si dovrebbero comportare giustamente come promettono. Non promettono una cosa e poi ne fanno un'altra.